noi ovviamente non abbiamo mai fatto televisione, un live in televisione. Al di là della classifica delle cose, siamo contenti di come è andata. Il fatto che noi, insomma, non abbiamo un'impostazione accademica sulla musica ci permette anche di sviare, andare a esplorare un sacco di mondi. Fare musica live ci riempie il cuore proprio, cioè è la cosa più bella di tutte. L'obiettivo che ci eravamo posti arrivando a Sanremo era appunto quello di assorbire come spugne più cose possibili sia dagli artisti in gara ma anche da tutto il mondo che gira intorno a Sanremo, dietro le quinte, insomma anche giornalisti, radio, eccetera eccetera, per cui siamo delle persone nuove, cambiate e speriamo migliori. Noi abbiamo spulciato un po' l'Inter dopo le varie esibizioni e in realtà, a parte come giusto che sia, la presenza di alcuni hater che noi salutiamo e ringraziamo perché abbiamo bisogno di voi per rimanere coi piedi per terra. Il pubblico sembra essersi divertito come noi, mi sembra che sia passata un po' questa cosa che sul palco ci divertiamo. Sì, no, l'approccio col palco è stato diverso dal solito perché noi ovviamente non abbiamo mai fatto televisione, un live in televisione, e la sfida è stata un po' anche con Marghe poi portare, diciamo, il nostro mood, la nostra, il modo in cui facciamo i concerti, l'energia che trasmettiamo ai concerti, cercare di trasmetterlo anche in tele, in TV. E al di là della classifica delle cose, siamo contenti di come è andata, un sacco. Il disco parla di questo personaggio, che è un personaggio immaginario, che si chiama Rockabilly Carter. È un personaggio immaginario, ma noi l'abbiamo incontrato davvero in qualche modo, perché lui è come se fosse una sintesi di noi cinque, di come viviamo, abbiamo vissuto nel periodo in cui l'abbiamo scritto. Questo gigante gentile, Rockabilly Carter, è un gigante che ha difficoltà a farsi capire, a comunicare. Quindi l'abbiamo seguito nelle sue peripezie, abbiamo cercato di raccontarlo e raccontarci in questo album. Oggi una persona ci ha detto che sembrano cinque album in uno, però in senso positivo ce l'ha detto. Sicuramente il fatto che ci siano sonorità tanto diverse aiuta in realtà a seguire il percorso di Rockabilly Carter, perché abbiamo provato di dargli una certa tridimensionalità. È tante cose, ha tante facce diverse e possono essere anche molto diverse fra loro, quindi insomma questa è un po' la sfida che avevamo nell'album. Dal punto di vista musicale, come ha detto lui, il Billy ha bisogno di essere, diciamo, descritto da varie sensazioni, vari mood diversi, e il fatto che noi, insomma, non abbiamo un'impostazione accademica sulla musica ci permette anche di sviare, andare a esplorare un sacco di mondi. Infatti, cioè, puoi trovare veramente tanti generi diversi nell'album: il pezzo funk, il pezzo più club, la ballata, uno addirittura quasi metal. Però alla fine, cioè, è venuto fuori abbastanza naturale ascoltare tanta musica, essere ispirati da tanta musica, contaminarci e poi di conseguenza esplorare tanti diversi campi. Ci sono pezzi in questo disco che sono partiti da una chitarra, da due chitarre, noi e un prato, e sono stati chiusi in quel prato. Poi ci sono altri pezzi che sono stati chiusi in studio, altri pezzi come quello di Sanremo Non Mi Va, che ci abbiamo messo un anno per farlo. Però diciamo che questo quest'album è una grossa soddisfazione per noi. Volevo aggiungere una cosa riguardo al nostro processo creativo, che è una cosa che un po' secondo me ci caratterizza, nel senso che a differenza di tante altre band, tanti altri gruppi, nel nostro modo di lavorare non ci sono dei ruoli assegnati per forza, nel senso, ovviamente poi ognuno di noi ha delle competenze magari più tecniche su certi aspetti o su certi strumenti che utilizziamo, però cioè non per forza una cosa che scrive Berna la canta Berna e le chitarre le suona tutte Armo, perché poi sul palco lo vedete con la chitarra, e viceversa, ci interscambiamo sempre. È il nostro pane quotidiano. Fare musica live ci riempie il cuore proprio, cioè è la cosa più bella di tutte. Quindi che sia all'Ariston o che sia in un piccolo club è sempre una soddisfazione. 22 marzo partirà il Rockabilly Blaster Tour e partirà da Roma a Largo Venue. Successivamente abbiamo il 30 marzo al Viper Theater a Firenze, il 31 marzo al Locomotive Club a Bologna, il 3 aprile invece all'Hiroshima Mon Amour a Torino e infine il 4 aprile al Santeria Toscana a Milano
che però è sold out. Vedremo se forse riusciremo a aprire un'altra data.